Perdonami se tante volte sono un po' noioso. Un po'? Sei asfissiante, mi sorvegli, mi spia, ascolti le mie telefonate. È vero, non voglio che ci siano segreti tra noi. Ehi, voi! È questa l'ora di tubare con il negozio pieno di gente? Andem, meve, starun, stanno lì a fal bamba. Qui siamo a Milano, sai, qui non si dorme mica, la vita è attiva. Andem, su, Alberto, al banco. E tu, scimmietta, vieni con me, devi preparare lo zucchero. Senti un po', di quali segreti stavate parlando? Beh, le solite cose. Voleva sapere se ricevo lettere, se ho amici e se qualcuno mi fa la corte. E poi tu lo conosci, no? Oh, beh, meno male. Credevo si trattasse del segreto della nostra ricetta. Uitusa, guardami negli occhi, ricordati, Ma hai promesso di non rivelarglielo mai? Ma sì, mamma. Gli uomini non devono sapere certe cose. Questo segreto non lo sapeva tuo nonno, non lo sa tuo padre e non deve saperlo neanche Alberto. È l'unico modo per tener l'uomo sotto. E quando una donna riesce a tener l'uomo sotto, la felicità coniugale le è assicurata. Guarda tuo padre, si può mica dire che le no felice, Ciao, papà. Ciao. Carlo, perché sei venuto su? Se permetti vorrei andare alla toilette. È l'unico posto dove non si respira aria vanigliata. Ma fa presto! Meves, camminano come le tartarughe! Fa presto! Hai visto? Com'è tranquillo? Dice sempre di sì. Lo vedo, lo vedo. E adesso andiamo. Devi preparare sette Susanne per questa sera. Voglio che ti abitui a non avermi sempre vicina. Sei un cannone, ormai devi volare da sola.